Presidente Rutelli, nel corso dell'Iraq Crisis Conference ha esposto varie difficoltà nel mantenimento e nella difesa dei beni culturali e dei siti archeologici in Siria, in Iraq e nell'intero Medio Oriente. Quanto le organizzazioni terroristiche come lo Stato Islamico ricavano dal traffico illecito di beni, come ad esempio quello del Museo di Mosul? L'attività distruttiva del Daesh ISIS, soprattutto con finalità di potere, cioè di spiegare al mondo la loro potenza, di utilizzare queste immagini terrificanti sulla distruzione del patrimonio, che riguarda monumenti, riguarda opere d'arte, manufatti irripetibili, riguarda siti religiosi, storici e grandi insediamenti archeologici. Per dimostrare la loro, diciamo, unicità di essere contro qualunque cosa non sia riferibile al VII secolo. Tutto ciò che è avvenuto prima è abusivo, tutto ciò che è avvenuto dopo, secondo la loro visione barbarica, sarebbe in qualche modo blasfemo. E quindi loro pensano di cancellare così ciò che è patrimonio dell'umanità, non solo di quei popoli che hanno diritto di vedere riconosciuta la fondamentale importanza di un patrimonio che è parte della loro identità, ma che è appunto parte di un patrimonio per l'intera umanità, come riconoscono tutte le convenzioni internazionali, in particolare quelle fatte sotto l'egida dell'UNESCO. Quindi per noi difendere il patrimonio culturale significa allo stesso tempo difendere vite umane, difendere identità culturali, combattere quel disegno terroristico e difendere un patrimonio di tutti, del mondo intero. La componente economica della nascosta, ma ormai accertata per quanto riguarda il saccheggio del patrimonio, che spesso viene assegnato a bande locali o a gruppi affiliati con ISIS-Daesh, non ha un'enorme dimensione, se lo paragoniamo a quello che fa, che ne so, il traffico della droga o la vendita degli armamenti o altre attività illecite, anche il traffico di esseri umani, sono numeri molto più piccoli, però la loro incidenza è enorme, solo perché frutta ragionevolmente ha fruttato alcune decine di milioni di euro, ma perché ha immesso sul mercato decine di migliaia di manufatti che rimarranno nel tempo, anche quando sarà finito questo conflitto, e potranno essere nella disponibilità di reti criminali, non solo delle organizzazioni terroristiche e non solo ISIS-Daesh, ma anche altri gruppi che controllano il territorio tra Iraq e Siria. Ma perché poi queste distruzioni avranno un impatto economico gigantesco nella ricostruzione di questi paesi. L'immagine che noi abbiamo dai satelliti di grandi territori dove ci sono città antiche sepolte che sono stati massacrati con le scavatrici meccaniche e dunque sono stati totalmente distrutti, ci dice che quando la guerra sarà finita, recuperare questi siti, come ricostruire la tomba di Giona o le mura di Ninive o Palmira o da altre grandi meravigliose località che sono state deliberatamente distrutte o saccheggiate, costerà alla comunità internazionale molti miliardi e a quei paesi molti miliardi. Quindi la prospettiva anche di ridare autonomia economica a questi paesi col turismo culturale, una volta che speriamo presto siano finite le guerre, non è solo interruzione del conflitto, interruzione del pericolo, magari sminamento, ricostruzione fisica, restauri di ciò che è stato danneggiato o distrutto, ma anche creazione di fiducia per restituire a quelle popolazioni una possibilità di vivere. Tanti vivono con il turismo, vivevano con il turismo culturale, erano itinerari e approdi di importanza mondiale. Quindi ci vorrà molto tempo e un grande impegno della comunità internazionale. Presidente Rutelli, potrebbe illustrarci rapidamente gli scopi della missione italiana Unite for Heritage? L'Italia partecipa a questa iniziativa dell'UNESCO che si chiama Unite for Heritage e che si articola con delle task force che alcuni paesi, l'Italia è stato il primo a firmare questo accordo, hanno stabilito con UNESCO a Parigi con la direttore generale Bokova, ovvero l'Italia mette a disposizione studiosi, restauratori, tecnici, tecnologi, naturalmente i nostri carabinieri per le diverse finalità di monitoraggio, di controllo, di contrasto al traffico illecito e domani di progettazione e realizzazione delle ricostruzioni dei luoghi danneggiati.
Grazie mille. Ciao.